imboscata lungo la strada. Sono 5 volte più di noi. Varam, rapporto. Nucleo al 5%. Dobbiamo distruggere le armature. Completamente fuso. Varam! Merda! Astrid, attiva l'autodistruzione. Faris, ripiegare! Raggiungeremo la vecchia base militare e da lì punteremo al nostro rifugio. Useremo i nostri nomi in codice. Ok, muoversi, muoversi, muoversi! Cavaliere Tara Astlin, squadra di ricognizione 429 Alfa della Confraternita d'Acciaio, matricola 3431. Sono trascorse 3 ore da quando ho attivato il mio segnalatore di pericolo. Nessun contatto da parte del Paladino o di Feris. Il loro obiettivo era la stazione satellitare sulla costa. Potrebbero essere fuori portata. Avevo l'ordine di difendere questa posizione a ogni costo. Il sito è stato completamente invaso. La porta non reggerà ancora per molto. Paladino Brandis, è stato un onore. Non muoverti. Un altro passo e ti faccio saltare la testa. Chi siete? Chi vi manda?
Come siete entrati qui dentro? Tu sei... Brandis. Eh? E tu chi sei? Come fai a conoscere quel nome? Ho seguito i segnali di pericolo lasciati dalla tua squadra. I loro olonastre portavano a questo posto. Gli altri? Che cosa gli è successo? Sono morte, Paladino. Ho recuperato le loro medagliette. Tu davvero? Grazie. Questo significa molto per me. Io ho provato ad andare a cercarli. Non potevo fare molto, non da solo. Però in cuor mio speravo che... Penso che trovarmi non sia stato affatto facile. Io sento di doverti dare qualcosa. In questi anni ho raccolto molte cose. Tecnologia di ogni tipo. Se vedi qualcosa di interessante, serviti pure. La confraternita ha bisogno di te, Paladino. Torna a fare rapporto. Io non posso. È passato troppo tempo. Non servirei più a niente. Che cosa hai fatto tutto questo tempo? Io ho esplorato un po' qui nei paraggi. Però sono solo. È troppo, troppo pericoloso per me. Troppo rischioso. Così mi sono nascosto. Forse 3 anni. Sì, all'incirca 3 lunghissimi anni. Sicuro di riuscire a cavartela? Io posso farcela, sì. Sono bravo a nascondermi e a combattere contro chiunque, qualsiasi cosa. Nessuno conosce il Commonwealth meglio di te. Ci serve il tuo aiuto. Sono qui da troppo tempo. Io non sono più me stesso. Mi accoglierebbero comunque? Nient'altro da dire? Vivo da solo. Senza niente e nessuno. Posso farti dormire qui se vuoi. Niente in contrario. Anche darti da mangiare. Non ho molto, ma se hai fame. Oltre a questo ho soltanto la mia arma e... No, ne ho ancora bisogno. Io non posso dartela. Ci vediamo. Addio e grazie. Serve qualcosa? La confraternita onorerà la memoria della tua squadra. Se non tornassi, i loro sacrifici, tutto ciò che abbiamo passato, sarebbe tutto dimenticato. Io non posso permetterlo. Lo farò per loro. D'accordo, io prendo le mie cose e vado all'aeroporto. Grazie. Grazie di tutto. Squadra di ricognizione 429 Alfa della Confraternita d'Acciaio, rapporto finale. La nostra missione è fallita. 6 ore dopo l'inserimento, la mia compagnia è stata attaccata. Abbiamo perso 5 cavalieri ed esaurito l'energia delle armature atomiche. Abbiamo distrutto le armature affinché non finissero in mano nemica. Poi ci siamo ritirati abbandonando le nostre scorte. Nella settimana successiva mi sono separato dagli altri 2 superstiti della mia squadra. Entrambi sono dispersi. Stato sconosciuto. Speravo di rivederli al nostro bunker d'emergenza per cercare insieme un modo di fuggire dal Commonwealth. Ma non è arrivato nessuno. Nessuno. Qualcosa da riferire? Ho terminato le indagini sulla squadra di ricognizione dispersa. Il paladino Brandis risulta l'unico superstite. E Brandis
Che fine ha fatto? L'ho convinto a tornare nella confraternita. Ben fatto. Per lui non sarà facile tornare a vivere nella confraternita. Ma la sua esperienza ci sarà senz'altro utile. Molto bene. Devi dirmi altro? Vuoi loro lonastre? Grazie. Farò in modo che siano consegnati ai parenti più stretti. La confraternita come li onorerà? Hanno affrontato la missione con coraggio, battendosi contro un nemico soverchiante. Hanno vissuto e sono morti insieme, come fratelli. Questo significa essere un membro della confraternita d'acciaio. È tutto. Preparerò un rapporto completo per l'anziano. Nel frattempo, voglio premiarti con una nuova armatura. Portala con orgoglio. Non era una missione facile, Paladino. Ben fatto. Avrei una questione più urgente da sottoporre alla tua attenzione. Mi segnalano la sparizione di alcune risorse dal nostro magazzino all'aeroporto. Sospetto che il responsabile sia uno dei nostri.